Altra nozione ormai desueta per il pensiero laico è quello di eterno. Da quando nel 1964 lei presentò lo scritto Ritornare a Parmenide, motivo da allora di profondo turbamento nell'ambito filosofico e religioso, il significato di eterno continua a imbarazzare le menti di coloro che si avvicinano al suo pensiero. Tale significato è oramai estraneo al pensiero filosofico. Per lei invece ogni ente è eterno, sia prima di entrare nel cerchio dell'apparire che successivamente al suo sottrarsi all'apparire. Può illustrarci la ragione dell'eternità di ogni ente? Innanzitutto, il senso che l'Eterno possiede nella tradizione filosofica e quindi nello sfruttamento religioso, teologico di tale tradizione, il senso dell'Eterno è quello per il quale l'Eterno sovrasta, signoreggia, padroneggia il non eterno, il tempo. Nella tradizione l'eterno è ciò che sta sopra il tempo. A me piace dire che, ecco, nella tradizione l'eterno è il Signore, il tempo è il servo. E laddove il senso dell'eterno, quello che lei ha chiamato il mio discorso filosofico, il senso dell'eterno non è questo, perché il cosiddetto mio discorso filosofico indica un contenuto che, così per brevità, possiamo chiamare destino, non nel significato tradizionale della parola, ma nel senso che ciò che riesce ad essere quello stare, destino, riesce ad essere quello stare che invece l'episteme ha tentato invano di realizzare. Ebbene, se nella tradizione l'Eterno ha questo carattere di Signore, ecco, è il Signore del tempo, e il tempo è il servitore o la creatura o il prodotto del Signore, invece nel destino, e cioè nella dimensione che autenticamente si apre già da sempre al di là della storia del mortale, e nel destino l'Eterno non è il Signore di un servo, perché il destino mostra l'inesistenza del servo, cioè l'inesistenza del divenire inteso come uscire dal nulla e ritornare nel nulla. Qui devo dire che, d'altra parte, se c'è effettivamente nel pensiero contemporaneo, soprattutto filosofico, il rifiuto di ogni eterno, è il rifiuto dell'eterno della tradizione. E quindi il pensiero contemporaneo che il sottoscritto aiuta in questo compito di radicalizzazione, di eliminazione di ogni forma di signoria dell'eterno sul tempo. E il pensiero contemporaneo non dice nulla relativamente al senso che l'Eterno ha all'interno del destino. Questo Eterno che, ripeto, non è il padrone del divenire perché è lo sguardo che vede l'impossibilità di quel divenire. E certamente, se le cose stanno così, allora sussiste la possibilità di una ripresa del discorso incontrovertibile, ma a partire da una base diversa da quella di cui parlavo, mi pare, nella prima o nella seconda risposta, dove la costruzione dell'incontrovertibile presuppone l'evidenza del divenire. Allora, dato questo primo passo fatale, è necessario che si arrivi alla distruzione di ogni eterno che sia appunto padrone del divenire. Ma dato anche questa circondante dimensione che ho chiamato destino, e allora lì si ripropone la possibilità dell'incontrovertibile, al di là della necessaria distruzione dell'incontrovertibile epistemico. Ecco, mi viene in mente, d'altra parte, a proposito del
dell'eternità, l'affermazione di Weil, che è il discepolo di Hilbert, non Simon Weil, il quale diceva l'universo è, non accade, e intendeva proprio dire è eterno, non si sviluppa nel tempo, e in qualche modo la teoria della relatività può essere ricondotta a un clima che in qualche modo sogguarda l'eterno. Ecco, però anche in sede fisica l'eterno mantiene quei caratteri dell'eterno epistemico che sono destinati al tramonto. Quindi, stando alla logica dell'Occidente, è inevitabile che il determinismo einsteiniano sia soppiantato dall'indeterminismo di Heisenberg, perché Einstein in campo fisico ripropone quell'eterno che è l'eterno di quell'episteme destinato ad essere tramontare. Quindi in campo fisico, ma anche in campo matematico, si verificano fenomeni analoghi, cioè questa rigorizzazione della scienza che abbandona innanzitutto la propria convinzione di essere un sapere incontrovertibile, riconosce la propria ipoteticità sul piano della forma del sapere, e accade lo stesso per quanto riguarda il contenuto, cioè abbandona la pretesa di mettere le mani su contenuti immutabili e tende sempre di più a vedere la costituzione ultima dell'universo in relazioni dinamiche che non implicano alcuna assoluta permanenza. Con la nozione di episteme, lei tematizza lo stare che è capace di imporsi su ogni discussione che miri a scuoterlo o abbatterlo. Tale stare si esprime nella quasi totalità della storia dell'uomo, e massimamente oggi, come fede nel divenire altro da sé, da parte degli enti. Il nichilismo, lei sostiene, è appunto il compimento di tale fede, che ogni ente nasca dal niente e finisca nel niente. La tecnica appare come espressione culminante di tale episteme. La tecnica oggi, lei dice, da mezzo per perseguire scopi, mostra il suo volto in quanto scopo per perseguire la creazione di scopi. Dove sta andando la tecnica e dove ci porta? Che scenario intravede alla luce della prospettiva di un compimento della tecnica? L'episteme è lo stare, dicevo prima, che si impone sul divenire inteso in senso greco. E è certamente vero che anche la fede nel divenire intesa in questo senso, anche questa fede intende essere fede in uno stare. Allora, propriamente l'episteme è la sintesi di queste due stabilità, dove però la fede nel divenire, cioè nell'instabilità, intende essere affermazione stabile dell'esistenza dell'instabilità, affermazione incontrovertibile dell'esistenza del divenire. Allora qui bisogna articolare un po' di più il discorso dello stare. Il pensiero greco porta alla luce questo senso tragico del divenire, il divenire in cui ne va dell'essere delle cose, il divenire come una morte che è un annientamento, da cui non si ritorna perché è annientamento delle cose. Su questa fede, che naturalmente non vede se stessa come fede, ma pone come incontrovertibile l'affermazione dell'esistenza del divenire, cioè dell'instabilità, e questa fede è il riconoscimento della situazione tragica dell'uomo, perché l'instabilità vuol dire il perdersi, il morire continuamente, il trionfo della morte. Allora, proprio perché il pensiero filosofico evoca il pericolo estremo,
Proprio per questo, ricordiamoci del verso di Eschilo che ho citato prima, proprio per questo evoca quella forma di stare che va distinta, anche se unita, quello stare in cui si afferma in modo incontrovertibile un ordine immutabile della realtà, si afferma in modo incontrovertibile un ordine immutabile della realtà. Quando si parla di episteme, allora bisogna tenere presente questo intreccio, che è poi l'intreccio di Signore e Servo, di cui parlavo prima. Lo stare del Signore e lo stare dell'instabile, nel senso, attenzione, nel senso che si ha fede nell'incontrovertibilità dell'esistenza del divenire, cioè dell'instabile. E qui certamente bisognerebbe fare le adeguate precisazioni per quanto riguarda la stabilità in senso cognitivo, la stabilità del sapere, distinguendola dalla stabilità di ciò che si sa, perché si può sapere stabilmente l'instabile e si può sapere instabilmente lo stabile, come avviene nel sapere religioso. Anche il sapere religioso vuole affermare qualche cosa che permanga, ma lo afferma mediante l'instabilità delle categorie del mito. Se l'episteme, e poiché l'episteme è questa sintesi tra queste due modalità dello stare, e lo accennavo prima, la storia del pensiero filosofico conduce alla distruzione di uno dei due momenti di questa stabilità, non alla distruzione della fede nel divenire, perché anzi quella è il comune denominatore dell'intera storia dell'Occidente, e appunto è quella base che costituisce quel mondo su cui si edifica ormai tutto, e anche la scienza si è edificata. Il pensiero degli ultimi due secoli porta alla distruzione della stabilità del Signore, non del servo. Il servo qui viene liberato dal Signore, ma continuando a vivere. Allora questo mi sembra interessante chiarirlo. E cioè quando lei dice la mia filosofia, e io respingo e parlo invece del destino, intendo dire che il destino vede che non può esistere un servo, e quindi non può esistere il senso greco del divenire, e quindi non può esistere un signore che domina e regola il servo. Qui si sta dicendo un'altra cosa, cioè all'interno del pensiero occidentale la filosofia del nostro tempo mostra l'impossibilità del Signore, cioè di un immutabile, Aristotele lo chiama appunto physis eis ozomene, l'impossibilità di un Signore, e quindi accade certo che il divenire sia liberato, ma liberato continuando a vivere. Quindi altro è il discorso del destino, che dice non esiste divenire inteso in senso greco. Altro è il discorso sviluppato dalla cultura dell'Occidente, soprattutto filosofica, la quale dice non esiste un Signore perché esiste soltanto il divenire, e certamente il divenire, non essendo dominato da un Signore, non è nemmeno un servo. La liberazione dell'uomo moderno è la liberazione da questa figura che è innanzitutto teologica, ma non solo teologica, del Signore teologico, filosofico, estetico, politico, economico. In questo processo di liberazione da ciò che abbiamo chiamato Signore, e allora si produce una sorta di convergenza tra il risultato essenziale del pensiero filosofico del nostro tempo e il sapere scientifico. E certo qui le cose non sono facili, perché nell'ambito stesso del pensiero filosofico i protagonisti, anche i grandi protagonisti del pensiero filosofico, non si rendono conto
di ciò che amo chiamare il sottosuolo essenziale del pensiero filosofico, cioè la capacità da parte del pensiero filosofico di mostrare l'impossibilità della tradizione culturale del passato, che ha il suo centro nell'episteme. Ecco. Per lo più la filosofia del nostro tempo, anche dei grandi nomi, o si mette in una posizione di apertura, in una posizione prudenziale rispetto alla possibilità di un contenuto immutabile, divino. Penso ad Heidegger quando non esclude la possibilità che esista un Dio, lui non esclude, dice soltanto l'analitica sviluppata in Essere e Tempo non dice nulla per quanto riguarda l'esistenza di Dio, per quanto riguarda la vita nell'aldilà. Ecco, allora il pensiero del nostro tempo o si mantiene in questa posizione prudenziale, oppure nelle sue forme più scadenti si limita ad asserire che non esiste una verità assoluta, che non esiste alcun Dio, ma queste asserzioni hanno quello stesso carattere dogmatico che posseggono tutti i miti. E quindi direi che oggi la salute del laicismo è molto cagionevole. Cioè, si tratta invece di scendere in quel sottosuolo, dare una mano a quei pochi giganti che hanno ingaggiato autenticamente la lotta col grande passato dell'Occidente. Questi pochi giganti, tra questi pochi giganti c'è certamente Nietzsche, c'è certamente Gentile, e innanzitutto sostengo da tempo c'è certamente Leopardi, che è un altro esempio del fatto che la filosofia si dona anche là dove si crede che ci sia soltanto preminentemente la poesia o altre cose. Allora, quando l'essenza della filosofia del nostro tempo si sprigiona, mostra l'impossibilità di ogni limite all'agire dell'uomo. E quindi, rivolgendosi a quella forma suprema, più potente dell'agire che è la tecnica, mette la tecnica in condizione di sviluppare la propria potenza. E io amo dire, senza timore di passare per esagerato, che solo se la tecnica sente questa voce filosofica può essere effettivamente potente e accrescere la propria potenza, perché non sentendola, amo dire, è come un uomo che è capace di vincere tutti gli altri uomini, ma che non sa di avere questa capacità, e che quindi un qualsiasi bambino può condurlo per mano dove vuole. E invece la tecnica, sentendo questa voce che dice non esiste alcun limite inoltrepassabile, e allora in questa simbiosi col pensiero filosofico può sviluppare quel massimo di potenza, il massimo di potenza, ereditando il carattere che aveva un tempo il Dio. Il Dio è il primo tecnico, la tecnica è l'ultimo Dio, perché è ciò che oggi si presenta come la capacità di sviluppare la maggior potenza possibile, incrementandola all'infinito, e quindi non sottoponendo questo incremento a una gestione ideologica che indebolirebbe comunque tale incremento. Cos'è uomo? E il destino della filosofia, quando risponde a queste domande, che sono certamente importanti, di presentarsi come non filosofia, perché se si risponde rapidamente si enuncia una tesi, e una tesi semplicemente enunciata è un dogma, un presupposto, un postulato, qualche cosa che dunque deve essere negato, e quindi non ha quei caratteri dell'incontrovertibilità che, come dicevamo all'inizio, invece caratterizzano. Se la filosofia si accontenta, si limita ad essere una sorta di commento o di compendio del sapere scientifico, può chiudere i battenti. Se si accontenta di essere una sorta di esplorazione preventiva cui debba far seguito il ponderato, la ponderata riflessione scientifica, anche in questo caso può chiudere i battenti. E allora, tenendo presente questo carattere eminente della filosofia,
cioè la necessità di non essere tesi, enunciazione di tesi, provo a enunciare non filosoficamente la risposta alla sua domanda, dicendo che l'uomo è l'apparire eterno degli eterni, e propriamente è l'apparire eterno, è il destino, eh? L'uomo è il destino, non nel senso che sia nel significato banale della parola destino che l'uomo venga sulla terra. No, l'uomo è il luogo che accoglie ogni sopraggiungere, ed è questo luogo in quanto è la manifestazione eterna di ciò che è, e è la manifestazione dell'eternità di tutto ciò che è, ed è la necessità che gli eterni si facciano innanzi senza posa, cioè procedendo da una fonte inesauribile, così continua il mito apparente che sto indicando, gli eterni si facciano innanzi e tramonti la radice di ogni scetticismo da parte di coloro che, sentendo parlare del destino, dicono ma questa è una storia che possiamo mettere tra parentesi perché i problemi reali del mondo sono quelli che vengono considerati dalle varie forme di sapere scientifico. Ecco, questo atteggiamento che isola la terra dal destino è destinato a tramontare, di modo che cos'è l'uomo? Ripeto, l'apparire eterno del sopraggiungere senza posa degli eterni, dove il percorso costituito da questo sopraggiungere porta al tramonto di ogni forma di negazione, di scetticismo, di supponenza, di indifferenza rispetto a ciò che abbiamo chiamato destino. E in questa luce, morte? Innanzitutto la morte non può essere l'annientamento. In secondo luogo la morte si presenta anche qui come la morte altrui. In terzo luogo, se morte significa l'impossibilità di utilizzare il corpo per trasformare il mondo, mantenendo la volontà di trasformare il mondo, ecco, allora in questa situazione la morte è una fase della volontà di potenza. Se morendo permane la volontà di, ripeto, permane la volontà di trasformare il mondo, anche non disponendo del corpo, e allora la morte è una delle fasi della storia della volontà di potenza, e quindi una delle fasi che appartengono a quello che prima chiamavo la terra isolata dal destino, la terra isolata dal destino. In questo senso la vera morte è il vivere nella terra, e vivere su questa terra. I veri morti siamo noi in quanto abitiamo la terra isolata, e ciò che è la vita è appunto il tramonto della terra isolata dal destino, quel tramonto che non è soltanto l'incapacità di utilizzare il corpo per trasformare il mondo, ma è il tramonto di ogni volontà che, pur disponendo o non disponendo di strumenti, si propone pur sempre di voler trasformare il mondo. E qui la matrice del morire, nella volontà. Ne aggiungerei una sulla gioia. Sulla gioia. Tutto quello che abbiamo detto non ha toccato uno dei punti decisivi, e cioè che se definiamo il destino come l'apparire dell'esser sé dell'essente, dove l'esser sé implica l'eternità di ogni essente e implica il sopraggiungere inesauribile che nei miei scritti viene chiamato gloria, la gloria del sopraggiungere, e allora il sopraggiungere è inesauribile proprio perché è un provenire da una fonte inesauribile. Questa fonte inesauribile cosa vuol dire? È la totalità degli essenti nella sua concreta compiutezza, ma che va distinta
da ciò che abbiamo chiamato destino come luogo del sopraggiungere, perché è l'ancor più ampio cerchio della totalità degli essenti da cui proviene quel flusso incessante degli eterni che chiamo gloria. E la totalità, e questo da capo qui si sente la carenza dell'analisi, la totalità eterna degli eterni è chiamata gioia perché il destino, ciò che abbiamo chiamato destino, mostra la necessità che ogni contraddizione sia già da sempre oltrepassata. Il dolore è una forma di contraddizione. E allora è opportuno chiamare come gioia la dimensione della totalità in cui ogni contraddizione, quindi anche la contraddizione del dolore, e se si intende la morte come dolore, anche la contraddizione della morte, questa dimensione in cui ogni contraddizione è già da sempre oltrepassata. Qui questa dimensione merita, sì, di essere chiamata la dimensione della gioia.